Eccoci, stiamo per andare in onda in FM con la rassegna stampa di Radio Nuova Imola. Buongiorno, sono le ore 8:34 minuti di sabato 23 luglio 2022, in studio Marco Morosini. Questa è la rassegna stampa di Radio Nuova Macerata in blu, i quotidiani locali, cartacei e online in rassegna. Guarderemo naturalmente alle prime pagine, la sintesi delle notizie, poi i quotidiani online e le previsioni meteo. Iniziamo subito con le prime pagine, il Corriere Adriatico, nell'edizione maceratese la fotonotizia è dedicata alla prima di Tosca, aria di feste Arena, debutto dell'opera allo Sferisterio, questo è il titolo, ma il titolo principale è Ferrovia, avanti con il restyling, dal 1 al 27 agosto stop ai treni tra Macerata e Albacina, verranno sostituiti dagli autobus, previsti interventi nelle stazioni per il potenziamento tecnologico, un investimento da 5 milioni. Tolentino, dipendente del Cosmari, muore con il parapendio, incidente shock alle pendici del Monte Vettore, la vittima è Angelo Pascucci, aveva 60 anni. Sempre da Tolentino, scuola Don Bosco, il trasferimento bloccato dal comune. Macerata, ex casermette, ora partono nuove demolizioni. Castel Sant'Angelo, SOS ricostruzione, presentato solo il 7% dei progetti. E poi verso il voto, prime mosse anche nel PD. C'è chi cresce e c'è chi crede e chi aspetta. Resto del Carlino Macerata, anche in questo caso la foto notizie dedicata alla Tosca. La Tosca che ha aperto la stagione del ritorno alla normalità. Lo Sferisterio ritrovato, arena quasi esaurita per la prima della versione particolare firmata dall'Argentina Carrasco, abiti lunghi, papiglione selfie, il direttore artistico Pinamonti in isolamento causa Covid. Tragico schianto con il parapendio, morto sul Monte Vettori il 59enne Angelo Pascucci di Tolentino, dipendente del Cosmari. E poi da Tolentino scontri, scooterista in gravi condizioni. Elezioni, toto candidati, parlamentari uscenti, a rischio la conferma, Pazzaglini, Patassini, Migliozzi e Morgoni, quasi out, spera la Leonardi, Parcaroli dice no. A Civitanova, in tilt computer, registrazioni a mano, code per vaccinarsi. E a proposito di Covid, il Covid è sempre più insidioso, 7 decessi nelle Marche, di cui 2 in provincia di Macerata. Civitanova, Bolkenstein, giunta, si costituisce in giudizio contro i balneari. E poi la scuola, immessi in ruolo 256 docenti, ma non basta. E poi lo sport, a Camerino ospiterà i campionati universitari. 8:37 minuti, noi adesso entriamo nei giornali. E partiamo dalle elezioni. Dalle elezioni, la crisi che viene definita inopportuna. Siamo stufi, le dimissioni di Draghi e il voto, argomenti principali dei discorsi sotto l'ombrellone, l'astensionismo aumenterà ancora, la crisi di governo, le elezioni anticipate che sono diventati gli argomenti principali delle discussioni spiaggia tra bagnanti, le interviste del Resto del Carino Macerata al Lido Cristallo sul lungomare sud di Civitanova. La sintesi è che i cittadini guardano a quanto accaduto come una scelta sbagliata, sono ancora tanti i problemi aperti, corriamo il rischio che diventino più gravi. Nel frattempo è già scoppiato il toto candidati, parlamentari uscenti con poche chance. L'assessore regionale Castelli potrebbe sbarrare la strada alla Leonardi, Parcaroli e Ciarapica si dicono fuori dai giochi. Una strada di fatto tutta in salita per i 4 parlamentari maceratesi in carica che con le elezioni ormai fissate, lo sapete, il 25 settembre hanno visto ridursi di qualche mese la loro presenza a Roma. Poi c'è anche il taglio del numero dei parlamentari, la ridefinizione dei collegi che renderanno il collo dell'imbuto sempre più stretto e la provincia di Macerata esprimerà un solo deputato. Passiamo oltre e pagine 4 e 5 del Resto del Carlino Macerata di oggi sono dedicate alla Tosca, la Tosca che riaccende il fascino dello Sferisterio. Sul palco la versione dell'Argentina Carrasco, ambientata in un set cinematografico degli anni 50, sfiorato il tutto, esaurito. La musica di Beethoven, che aveva aperto la settimana inaugurale della 58esima edizione del Macerata Opera Festival, ha lasciato spazio a quella di Puccini, che ieri sera ha inondato lo Sferisterio nella prima della Tosca, firmata dal regista argentina Valentina
Carrasco. È stata una serata di scintillio, di emozioni, come da tradizione, del resto, quella che apre la stagione lirica che si conferma anche come un piccolo grande anno della città. Abiti lunghi, tacchi a spillo, papancabili, selfie davanti all'arena. Infatti hanno coronato anche la serata di ieri. Dunque, ci sono le foto sui giornali di oggi, ci sono naturalmente le foto degli ospiti, ma naturalmente anche delle autorità presenti allo Sferisterio. Passiamo oltre e veniamo alla questione scuola. Bravi al concorso, in 256 diventano docenti di ruolo, oltre 100 posti alle superiori, 9 per la scuola dell'infanzia, 58 di sostegno, ma le cattedre vuote sono di più e saranno necessari molti supplenti. Di fatto, abbiamo detto, sono 256 le immissioni in ruolo di docenti nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Macerata a partire dal prossimo anno scolastico. Nella scuola dell'infanzia i posti sono 9, alla primaria 29, alle medie 43 e alle superiori, compresi i laboratori, 117. Alle medie e maggiori assunzioni per prof d'italiano, ben 22 ingressi alle superiori nei laboratori. Procediamo oltre, sempre dalle colonne del Resto del Carlino Macerata, c'è la questione Covid, sempre più insidioso, 9 i morti, 2 in provincia di Macerata, calano i contagi le persone in quarantena, ma continuano a salire i ricoveri. Il dato che spicca nel bollettino sulla pandemia diffuso dall'Osservatorio Epidemiologico delle Marche è quello sui decessi, perché sono 9 i morti registrati per motivi correlati al Covid, persone anziane o fragili, le cui condizioni generali erano tali da non riuscire a sostenere la battaglia. Sul fronte dei tamponi, nella giornata di ieri sono stati processati 6.483 tamponi, i positivi nella nostra regione sono 2.358, il 36,3% dei casi, in calo rispetto chiaramente al 37,4% del giorno prima. In provincia di Macerata i positivi sono attualmente 519. Procediamo ora sulla pagina della provincia, pagina 13, si dà notizia da Tolentino del volo fatale, muore operaio del Cosmari, Angelo Pascucci, 59 anni, si è schiantato contro una parete del vettore con il parapendio. Inutili i soccorsi. Un volo libero, dunque, col parapendio e poi la tragedia sul Monte Vettore, precipitato per cause in corso di accertamento. Il 59enne di Tolentino, Angelo Pascucci, dipendente del Cosmari, papà di 2 figli. Il corpo senza vita è stato recuperato verso le 16 dai soccorritori. È accaduto ieri. Sempre da Tolentino c'è stato anche un incidente in via Cristoforo Colombo. Lo scontro autoscooter grave, una 59enne. Le condizioni dell'uomo sono peggiorate ed è stato operato d'urgenza anche la ragazza in ospedale. A Camerino ora, nel 2023, da noi i campionati universitari. L'edizione primaverile sarà ospitata dunque da Unicam, il rettore Pettinari, per crescere ancora pista d'atletica unica e ampliamento dell'impiantistica esterna. Da Cingoli, l'epigrafe è messa in onore delle vittime del Covid. Il sindaco Vittori, una storica giornata per tutti noi. Ricordo del dottor Foltrani, la processione per il patrono. Ci spostiamo ora a Civitanova, dove vi è il wifi in tilt. Si inizia a vaccinare dopo un'ora. Problemi di connessione nel sistema si è verificato anche in altri uffici comunali. In mezza giornata raggiunte le 214 somministrazioni. Dunque, i problemi di connessione ieri mattina nel sistema informatico del centro vaccinale di via Gobetti ha fatto sì che le somministrazioni sono iniziate con un'ora di ritardo. Gli utenti hanno dovuto attendere un po'. Molti vengono da fuori provincia e non tutti si fanno il secondo booster. Sempre da Civitanova, le concessioni, il comune contro i balneari, la giunta contesta il loro ricorso, si è costituita in giudizio al TAR, i titolari delle attività adesso chiedono un incontro con il sindaco. Allora, su questo poi c'è il punto appunto della giunta che interviene sul tema del concessioni demaniali fino al 2033. Da Recanati, no all'intonaco sopra i mattoni storici. I cittadini minacciano una raccolta firme
lavori troppo invasivi, così Palazzo Antici sarà rovinato per sempre. Sono di fatto rimasti a bocca aperta alcuni cittadini recanatesi nel passare lungo Via dei Cappuccini, che è uno stretto vicolo che porta direttamente a Casa Leopardi, e dove si affaccia anche Palazzo Antici, il secondo antico fabbricato più famoso della città, che fu dimora di Adelaide Antici, dove in una delle sue meravigliose stanze venne celebrato il matrimonio con Monaldo Leopardi. Il problema appunto è quello dell'intonaco che va a coprire lo strato, diciamo, di mattoni, che a dire appunto dei recanatesi è esteticamente migliore rispetto appunto a un intervento del genere. A Porto Recanati, ora a Porto Recanati, l'autovelox sulla statale è una priorità. Il neocomitato di Montaricce illustra l'agenda, il presidente La Torre stoppa la sosta selvaggia davanti la palestra. Passiamo alle ore 8 e 44 minuti al Corriere Adriatico, qui nel primo piano Marche la questione del voto, i lavori sulle liste che partiranno dalla prossima settimana, ma già le operazioni per ottenere un posto al sole in Parlamento sono iniziate. E si parla qui di Mastro Vincenzo e Casini, i Dem che puntano Roma, Letta vuole la Mancinelli. E quali sono? Chi sono, anzi? I big che appunto stanno, che puntano a candidarsi. Beh, da questo punto di vista il Corriere Adriatico offre una sintesi. Da Pesaro Urbino Alessia Morani e Andrea Biancani in forse. Da Ancona Antonio Mastro Vincenzo e Maurizio Mangialardi in forse. Da Macerata ci sono Romano Carancini, Angelo Sciapichetti e in forse Irene Manzi. Per quanto riguarda l'area Fermo Ascoli, Francesco Verducci, Anna Casini, c'è però anche l'incognita dei sindaci dettagliatamente di Pesaro, Matteo Ricci e Ancona, Valeria Mancinelli. A proposito di sindaci, ecco, i sindaci ora sono, diciamo così, inseriti in un rebus che deve essere risolto. Perché? Perché il problema è relativo al fatto che i sindaci ora hanno tempo, fino a giovedì prossimo, per valutare se dimettersi. Perché, detto in sintesi, per essere eleggibili devono lasciare a 7 giorni dello scioglimento delle Camere. Dunque c'è anche questo nodo relativo, chiaramente, agli amministratori locali. Andiamo avanti e parliamo della ripresa in affanno, il tema della denatalità, della crisi economica e arranca il mercato del lavoro nelle Marche, dove peraltro soffrono di più le donne. La laurea è comunque un'arma contro la disoccupazione. L'industria marchigiana registra una contrazione degli occupati dell'8,3%, la peggiore d'Italia dietro ad Abruzzo e Molise, e a soffrire di più, abbiamo detto, è l'occupazione femminile, mentre il titolo di studio si rivela uno scudo contro la crisi. Il transfemminismo a due passi dalla Chiesa, la polemica è servita. Siamo a Monte Urano, arriva al Fan Fest per la prima volta nelle Marche, al centro i temi di genere. E poi il primo piano Macerata, pagina 8 e 9 del Corriere Adriatico, edizione maceratese. La prima di Tosca, si accende l'arena. Lo Sferisterio La Prima dell'opera che ha richiamato il pubblico da ogni dove, tanti volti noti presenti per inaugurare la stagione del MOF, il trionfo dell'eleganza. Già, perché dal Corriere Adriatico oggi vengono riportate le immagini, lo sto facendo vedere in maniera piuttosto goffa per chi ci segue sui social di Radio Nuova. Ci sono le immagini degli ospiti, il sindaco Cacco, gli ospiti, molti rappresentanti istituzionali, il sostegno poi degli imprenditori, anche qui fotografati, dalla divisa all'abito da sera, quindi anche le forze dell'ordine, presente l'ex direttrice Barbara Minghetti, ma lo Sferisterio del resto è anche traino per il turismo. Andiamo avanti, parliamo di trasporti. Macerata e Albacina stoppa i treni, verranno sostituiti dagli autobus, la sospensione dal 1 al 27 agosto per i lavori di potenziamento tecnologico sulla linea ferroviaria. Dunque autobus al posto dei treni tra Macerata e Albacina dal lunedì 1 agosto fino al 27 agosto, proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Civitanova-Albacina, parte di Rete Ferroviaria Italiana, nelle località di Macerata, Tolentino, Urbisaglia, Matelica, Montecosaro e Morrovalle. Alle casermette a Macerata è partita la demolizione della ex sede dell'ufficio immigrazione, proseguono gli interventi per la sistemazione di tutta l'area vicino al maxipolo scolastico. E poi da Castel Sant'Angelo sul Nera c'è il punto sul piano, SOS ricostruzione a Castel Sant'Angelo, presentato soltanto il 7% dei progetti. Il commissario Legnini, ci sono tutti gli strumenti normativi, siamo in una fase cruciale. Troppo pochi progetti di ricostruzione presentati a Castel Sant'Angelo sul Nera. Il sindaco Mauro Falcucci ieri ha chiamato a raccolta tecnici e cittadini per invitarli
ad accelerare la presentazione delle richieste di contributo all'ufficio speciale di ricostruzione. Lo ha fatto durante un'assemblea pubblica insieme al commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini. Sempre dal Corriere Adriatico, ora a Tolentino, la scuola e il trasferimento della Don Bosco, progetto sospeso. Il comune vuole valutare se ci sono fondi sufficienti per recuperare l'attuale sede. Sempre a Tolentino il dramma, un parapendio precipita sulle rocce, muore un 60enne di Tolentino. L'incidente si è verificato alle pendici del Monte Vettore, complesso l'intervento di soccorso. Il Tolentino piange così la morte di Angelo Pascucci, Giampaoli, che è appunto presidente del Cosmare, di cui Pascucci è stato dipendente. Giampaoli parla di un grande lavoratore, Angelo Pascucci appunto viene così ricordato dal vicepresidente. Ecco. Andiamo avanti, da San Severino la notizia di un suicidio, anziana si getta nel vuoto e muore, Ciccioli, dramma della solitudine. Il consigliere regionale psichiatra riferisce: certe tragedie evidenziano la perdita del senso di comunità. La vittima è un'86enne precipitata dal secondo piano della sua abitazione. Andiamo ancora avanti, passiamo ora a Civitanova. Ancora rissa, ancora una rissa sul lungomare sud, battaglia rotta, bottiglia rotta come arma, tre denunce, nei guai due giovani di Sarnano e uno di Ancona, l'episodio di violenza dopo il party in un locale. Due ragazzi soccorsi dal 118, uno è stato ferito alla testa, l'altro a una gamba. Dopo una riunione in prefettura è stato poi disposto, a proposito anche di questo episodio, il potenziamento dei servizi di controllo. A Porto Recanati, dall'Art Festival al pattinaggio freestyle, la città di Porto Recanati scommette sulle periferie. Il sindaco Michelini: la nostra splendida città va fatta vivere e conoscere in ogni suo angolo. Il quartiere Europa e il parco Eurovillage saranno interessati infatti da una serie di eventi nel weekend, poi giornate all'insegna di spettacoli, street food e artigianato artistico. 8 e 49 minuti, ci spostiamo ora sui quotidiani online e partiamo da Cronache Maceratesi. Qui la notizia di punta è dedicata alla prima della Tosca con VIP e politici, ma la maledizione colpisce Pinamonti, maledizione chiaramente tra virgolette, costretto a dare forfè. Il direttore artistico infatti è in isolamento dopo il contatto con un positivo. A fare gli onori di casa il sindaco e presidente della provincia Sandro Parcaroli, che ha accolto tra gli altri Camilla Laureti, europarlamentare che ha sostituito David Sassoli, Anna Bottiglieri, una dei sette membri del Consiglio di Stato, il critico musicale Dario Salvatori. Non si gode la leggerezza il presidente della Regione Acquaroli, è un momento complesso, un po' d'apprensione, cioè appunto commenta Acquaroli. Poi ci sono i dati Covid, i dati di ieri, dove appunto si registrano 9 morti nelle Marche, di questi 2 sono nel Maceratese, in Regione 2.358 i nuovi casi. Da San Severino Marche, una notizia che abbiamo appena dato, precipita dal terrazzo, muore 86enne, l'anziana viveva al secondo piano di un condominio in via Aldo Moro. A Montecosaro un incidente, si ribalta con l'auto, divelti contatori di gas e acqua, l'incidente in via del Pietrone avvenuto ieri. E poi ancora Macerata, Leon Bruni lascia la lista di Parcaroli e passa a Fratelli d'Italia, nelle civiche manca la struttura, la consigliera lo ha comunicato al sindaco, non ci sono stati problemi. La mia civica è differente, appunto Migliazzi attacca Leon Bruni e Castiglioni, consigliere di opposizione contro gli esponenti di Fratelli d'Italia sul ruolo delle civiche. Poi verso le elezioni, per le Marche in generale sono solo 15 parlamentari, al via la battaglia nei partiti. Dopo le dimissioni di Draghi, Mattarella infatti, come sapete, scioglierà le Camere, il giorno dato come per il voto è appunto il 25 settembre, con la sforbiciata introdotta dalla nuova legge la nostra regione perde 9 rappresentanti in Parlamento. E dunque, l'Italia al voto, c'è anche tutto il punto sulle toto candidature, ecco chi studia per certi versi da parlamentare in vista delle politiche 2022. Passiamo ora alla Castel Sant'Angelo, la questione del sisma, che comunque è una questione di grande rilievo sui giornali, ormai da anni, ai noi. Castel Sant'Angelo, la ricostruzione si è persa, ha presentato solo il 7% dei progetti, assemblea con il commissario Giovanni Legnini, non ci sono impedimenti, invito a presentarli. E poi a Civitanova la musica e poesia, luci a Civitanova, Vecchioni illumina la piazza, inoltre 3.000 al concerto del cantautore appunto in piazza 20 settembre. Picchionews.it, precipita con il parapendio, tragedia sul Monte Vettore, muore tolentinate di 59 anni, il dramma appunto sul vettore nel primo pomeriggio di ieri, la vittima è Angelo Pascucci, originario di Tolentino.
Poi le altre notizie anche su picchionews.it, l'Opera Festival, il Macerata Opera Festival, una Tosca per le grandi occasioni. E naturalmente si dà conto dell'evento mondano, dunque le foto al di fuori dello Sferisterio, abiti sgargianti, papiglion, ultra eleganza. E poi appunto il punto sulla Tosca, al di là naturalmente dell'evento mondano, vai scena la Tosca anni 50, il genio di Puccini, è fatto per gli anni 2000 la domanda di Picchio News. Ancora notizie, siamo ora nel Fermano, il titolo di punta di cronachefermano.it, il dramma nella notte, giovane trovata senza vita nel suo appartamento dopo la morte dell'uomo intorno alle 21, la scomparsa di una ragazza deceduta intorno alla mezzanotte nel suo appartamento. A nulla sono valsi i tentativi di salvare la vita da parte dei sanitari del 118, è caduto a fermo. Poi Lido Trearchi, tragedia nel bar, entra per prendere un caffè, si accascia e muore, vano ogni tentativo di rianimazione, è caduto appunto ieri, l'uomo di circa 70 anni si è accasciato a terra, nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. Condannato per traffico di droga, il GICO gli sequestra un negozio a Sant'Elpidio a Mare. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Catania, che ha disposto il sequestro e la confisca di due immobili del valore complessivo di circa 300.000 euro, ubicati nelle province di Fermo e di Napoli. Ancora notizie, passiamo alle notizie di Ancona, cronacheancona.it. Qui in primo piano la rissa ad Ancona. Rissa e bottigliate vicino alla stazione, i residenti si svegliano con vetri rotti, sangue sulle scale, porte spaccate. Durante la furibonda lite hanno cercato di entrarmi in casa per mettermi in salvo. Per i residenti la situazione è diventata insostenibile, una vicenda appunto che proviene dettagliatamente dai quartieri della stazione e del piano, che sono spesso al centro delle cronache per accoltellamenti, bottigliate, risse e degrado. Ancora notizie da cronacheancona.it, il porto in crescita, il traffico di merci, aumentano anche i passeggeri, trend con segno positivo nei primi 6 mesi del 2022, secondo quanto riferisce l'Ufficio Statistiche dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Passiamo ora a marchemedia.com, il sito che riunisce l'esperienza multimediale di Radio Nuova, MTV ed Emmaus, tra le ultime notizie e le nuove tecnologie per la Via Lauretana, tra le notizie in evidenza. E poi Macerata Libraria alla Mozzi Borgetti. La Mozzi Borgetti di Macerata è una biblioteca incredibile, dotata di circa 400.000 opere tra antiche e moderne. È una delle maggiori biblioteche pubbliche delle Marche. Il racconto fatto da Alessandro Feliziani su marchemedia.com. E poi tra le altre notizie nella sezione news su marchemedia.com trovate le nostre news, le news di radionuova.com, e tra queste in primo piano c'è il tema del contenimento dei piccioni. Il comune di Macerata prosegue la campagna antifecondativa. E poi si dà notizia, come abbiamo già fatto, dello scontro automoto a Tolentino, un centauro di 59 anni ricoverato in ospedale. C'è naturalmente anche la notizia della Tosca, che ha aperto la 58esima stagione del Macerata Opera Festival. E poi ancora trovate le notizie del taccuino, sia gli appuntamenti che vi proponiamo, e tra questi il Summer Jamboree, grande attesa a Senigallia. E poi naturalmente tra le altre notizie ci sono anche le serate finali di Musicultura, che poi sono andate in onda su Rai 2. Allora, poi vi ricordo la sezione podcast, dove potete trovare tutte le nostre trasmissioni andate in onda su queste frequenze da riascoltare quando volete. A margine del sito trovate le interviste che realizziamo inoltre i titoli e naturalmente il giornale radio. 8:58, brevemente chiudiamo con le previsioni meteo dal sito della Protezione Civile delle Marche. Previsioni per oggi: sulle Marche cielo sereno con sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio nel settore medio collinare e montano. Precipitazioni assenti, temperature in aumento, venti di brezza tesa sudoccidentali con tipica rotazione diurna lungo la costa e direzione da sud-est dalla tarda mattinata alla serata, mare quasi calmo, poco mosso nel pomeriggio.
Previsioni per domani, domenica 24 luglio, sulla nostra regione cielo sereno, con nuvolosità ad evoluzione diurna nelle zone interne nel pomeriggio. Le precipitazioni sono comunque assenti. Temperature in aumento nei valori minimi e in diminuzione nei massimi, venti di brezza tesa occidentali, in rotazione da nord-est già da fine mattinata. Mare quasi calmo, poco mosso nel pomeriggio. È tutto. L'informazione prosegue alle ore 10.05 con la seconda parte di Oltre Titoli in compagnia di Roberta Foresi e con il nostro GR alle ore 12.30, 18.40 e 22. Radionuova.com per tutte le ultime news. Continuate a seguirci sui social, Facebook, Twitter ed Instagram. Da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione. A tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie per l'attenzione a quanti ci hanno seguito sui social e anche a voi naturalmente l'augurio di una buona giornata. Ci rivediamo la prossima settimana.